Se c'è una certezza in cucina, fa rima con crespella. Tutte le volte che le preparo vanno sempre a ruba. Ma li avete mai provati in una sfiziosa torta di crespelle con pesto al taleggio e verdure? Iniziamo a preparare l'impasto delle crespelle. In una ciotola metto il latte, le uova, e aggiungo anche il burro fuso. E adesso sbatto tutto. Aggiungo un pizzico di sale e la farina. La pastella è pronta. Copro la ciotola con pellicola e lascio riposare la pastella per mezz'ora. Ora ci dedichiamo alle zucchine. Eliminiamo l'estremità. E poi le grattugiamo con una grattugia campana dalla parte della julienne più fine. Le zucchine sono grattugiate, ci metto sopra un po' di sale. E le metto in un colino a perdere un po' di acqua. In una padellina metto un cubettino di burro e lo faccio sciogliere. E ora aggiungo un po' di pastella. Roteo bene la padellina in modo da spargerla uniformemente sul fondo e la lasciamo cuocere. E ora possiamo girarla. Ed è pronta. Proseguo a fare tutte le altre fino a ottenerne 10. Le mie crespelle sono pronte, adesso ci dedichiamo al ripieno. Qui le nostre zucchine hanno perso buona parte della loro acqua e ora le metto in una ciotolina, assieme al nostro profumatissimo pesto di Prato. Per la nostra salsa al taleggio metto in un pentolino il burro e lo faccio sciogliere. Aggiungo la farina e mescolo per farla rosolare un po' col burro. È il momento di aggiungere il latte. Mescoliamo bene. Aggiungo anche il sale e la noce moscata in polvere e mescolo fino all'addensamento. Ora che la nostra salsa è bella densa, spegniamo il fuoco e ci aggiungiamo il taleggio. Assembliamo quindi la nostra torta di crespelle. Qui ho una teglia del diametro di 20 cm che ho imburrato e foderato con della carta forno. Ho imburrato anche il fondo della carta forno e adesso ci adagio una crepe. Ci metto un po' di pesto, non troppo. Lo spalmo bene su tutta la superficie. Poi ci metto un po' di crema di taleggio. Spalmo anche lei. E in ultimo un po' di parmigiano. E continuo così fino a terminare tutte le crepe. Siamo all'ultimo strato. Terminiamo con la crema di taleggio. Pesto. E parmigiano. La mia torta di crespelle è pronta. La metto solo 5 minuti sotto al grill del forno per formare una bella crosticina in superficie. Guardate che meravigliosa torretta! Questo piatto è davvero ricco di gusto e di sapori ben bilanciati. Non vedo l'ora di assaggiarlo.